Bella ragazzi! Bella ragazzi, questa volta vi facciamo vedere come fare il vero biodiesel utilizzando l'olio esausto. Grazie a quelli della festa della frittura del pesce, abbiamo ancora molto olio, cioè un pochino di olio. Adesso è decantato, quindi molta porcheria è andata a fondo, non abbiamo bisogno di stare a filtrarlo e roba simile. E quindi, praticamente, cos'è che facciamo? Esterifichiamo l'olio. L'olio vegetale, ha un punto di infiammabilità alto rispetto al diesel, rispetto al gasolio. Poi evapora a temperatura molto superiore rispetto a quella del gasolio. Quindi noi, per adattarlo a un motore diesel o a un bruciatore in modo che bruci bene, dovremo appunto abbassare la temperatura di ebollizione, quindi evapora a temperatura più bassa, e aumentare e abbassare anche la temperatura di infiammabilità. Quindi praticamente sparato dagli iniettori in una camera di combustione si brucerà come il gasolio. Consigliamo sempre di fare un misto, magari metterci sempre un 20-30% di gasolio, che migliora comunque la situazione. Direi di non usarlo in motori moderni, diciamo, delicati, eccetera, eccetera. Si può usare su camion, motore di auto di una certa data, e su mezzi agricoli tranquillamente, su imbruciatori. È sempre il discorso che bisogna approvvigionarsi di olio, ma se ne trova, quindi al costo zero. Avremo però il costo dei reagenti, che però non è eccessivo perché sono in quantità piccolissima. Allora, cosa abbiamo? Olio, useremo 100 ml d'olio vegetale, useremo metanolo 20 ml per questa reazione, useremo soda caustica NaOH, 0,5 grammi se l'olio è nuovo, un olio vegetale nuovo, mettiamo di trovare dell'olio vegetale nuovo a bassissimo prezzo, cosa un po' impossibile, oppure andremo verso i 0,6 grammi se l'olio è esausto, e se veramente un olio rovinatissimo anche 0,7, perché fa da catalizzatore. Se l'olio non è in buono stato, ce ne vuole di più. Allora, per regolare questa quantità qua, l'ideale sarebbe fare una misura dell'acidità, ma non è così importante, perché uno che prende la mano, in base al colore, può capire se l'olio è molto esausto o meno. Dopo questa reazione si avrà anche, diciamo, la deacidificazione dell'olio. Perché? Perché facciamo questo biodiesel, la transesterificazione? Perché prima ho detto che punto di infiammabilità e anche temperatura di evaporazione, di ebollizione, ma c'è anche un fatto: l'olio, così com'è, è molto viscoso rispetto al gasolio o al biodiesel, è molto viscoso e quindi avrebbe problemi nell'impianto di alimentazione della pompa di iniezione, iniettori e tutto in più, è acido. Quindi potrebbe anche rovinare a lungo andare il sistema di iniezione. Con questo sistema, oltre appunto a cambiarne la struttura molecolare, togliamo anche l'acidità in pratica, quindi resta un prodotto sicuro. Allora, un'altra cosa, si può anche, voi dite il metanolo, volendo si potrebbe utilizzare anche etanolo normalissimo. L'unica cosa è che l'etanolo bisognerebbe raddoppiare, portare da 20 a 40 ml di etanolo, a un rendimento molto più basso. Contiene sempre un pochino d'acqua, perciò dopo bisogna disidratare bene alla fine dell'operazione. Poi un'altra cosa, se noi usiamo 0,6 grammi, con l'etanolo, cioè l'alcol etilico, quello normale che si fanno anche i liquori, bisogna aumentare praticamente l'idrossido di sodio, la soda caustica, da 0,6 a 1,5 grammi per avere un certo rendimento. Il rendimento comunque non sarà come col metanolo. Altra cosa, che se si fa in grande con il metanolo, potremmo alla fine del liquido che esce come scarto recuperarne quella parte che potrà ritornare in circolo nel essere riutilizzato, per distillazione si libera. Invece con l'alcol etilico questo non si può fare, perché
con l'acqua che ci sarà in mezzo e tutto, fa un azeotropo, cioè non possiamo distillarlo puro, ma si può tenere sempre dietro acqua. Però se si vuole fare una prova si può fare anche con il normalissimo alcol etilico, aumentando, come ho detto, questi due valori. Quindi possiamo a questo punto iniziare. Volendo si possono utilizzare grossi contenitori tipo questo e per la decantazione, perché alla fine va decantato, mentre si può fare il resto in un contenitore chiuso che va tenuto caldo e ci dà un'importantissima aspirazione o ambiente aperto, perché il metanolo non è che faccia molto bene respirare nei vapori, invece con l'etanolo ad esempio non c'è questo problema. E altra cosa, ci vuole un po' il bidone per separare, che abbia magari invece che come qua una presa sul fondo con un tubo con un gomito e un rubinetto sul fondo per scaricare la parte che si separa, che va cacciata via. Ecco, qua abbiamo preso circa 0,6 grammi di idrossido di sodio, soda caustica, e qua c'è la tara in negativo, quindi spegniamo e lo aggiungiamo al metanolo piano, molto adagio, specialmente se lo fate in grande, bisogna stare molto attenti. Allora, mi raccomando, non usate soda caustica di quella, come si chiama, quella che è stata lì tanto tempo, magari mezza aperta perché è piena di umidità. Bisogna usare una soda caustica nuova che non abbia umidità, perché se no portate un mucchio d'acqua e intanto pesate dell'acqua invece che la soda caustica. Ok, ora aspettiamo che si sciolga, rimescoliamo. Allora, se lo fate in grande specialmente, bisogna stare molto attenti a un fatto che questo miscuglio qua genera una reazione che scalda molto, veramente tanto, diciamo, questa soluzione. Perciò l'ideale sarebbe farlo in un contenitore grosso e chiuso. Perché? Perché scaldandosi succede che evapora il metanolo. Evapora, ve lo respirate, cosa bruttissima, e soprattutto se ne va e quindi diminuisce la percentuale di metanolo. Quindi finiamo di metterlo qua dentro e lo finiamo di agitare qua dentro, così non abbiamo problemi. Rimettiamo qua dentro, l'abbiamo shakerato bene al chiuso, e versiamo i nostri 100 ml di olio in questo contenitore. Abbiamo lasciato un filino di più di 100, di 100 millilitri, perché come il cucchiaio si mangia già dagli da bere, anche questo non stiamo a lasciarlo mescolare. E a questo punto bisogna versare molto adagio, iniziando a muovere. Allora, con cautela. Adesso a freddo non succede quasi niente, o comunque succede, ma molto lentamente. Porteremo il tutto a una cinquantina di gradi e avremo la reazione di transesterificazione. Adesso è tutta una specie di emulsione per ora. Quindi l'olio in contatto con questa soluzione creerà quella reazione. Ok, direi che ci siamo. Quindi chiudiamo che no e misceliamo più intimamente, shakerando. Vedete che fa un'emulsione? Quindi tutte queste piccole gocce d'olio saranno a contatto, separate, ma a contatto intimamente, tantissime gocce di olio con la soluzione di metanolo e idrossido di sodio. Adesso porteremo però a scaldare a una cinquantina di gradi questo. Allora, abbiamo messo a scaldare la nostra miscela, abbiamo messo una termocopia e teniamo d'occhio la temperatura.
siamo a 29 gradi. E se vi interessa qualche prodotto tipo questo tester, questa bilancia, termocoppia e cose simili, metteremo i link in descrizione. Ora, cosa sta avvenendo qua? Lentamente, ma nemmeno troppo, in una mezz'oretta, 25 minuti 30, si completerà una reazione dove dato che l'olio è composto da acidi grassi liberi, e ce n'è più è usato, più ci sono acidi grassi liberi, e esteri di acidi grassi, ossia trigliceridi, cioè che sono combinazioni di un acido grasso con glicerolo, la glicerina, che è un alcol trivalente. Noi andremo a sostituire questo alcol trivalente con un altro alcol, che è l'alcol metilico, il metanolo, che è monovalente. E questa è praticamente la reazione che avverrà qua dentro. Quindi a un certo punto la glicerina scappa e il metanolo entra a far parte della molecola di quello che troveremo come risultato. La glicerina, che è acquosa, poi andrà sul fondo il tutto grazie alla catalisi dovuta all'idrossido di sodio, che si può fare questo lavoro anche in ambiente acido, ad esempio con l'acido solforico, ma ci vuole più metanolo e la reazione è più lunga. Quindi la reazione migliore è quella fatta in ambiente basico, ossia con la soda caustica. Siamo quasi a 50 gradi, da adesso iniziamo a contare il tempo. Vediamo quando raggiungiamo appunto 25-30 minuti, diciamo che la reazione ha raggiunto il suo massimo. E ogni tanto, chiaramente, bisogna rimescolare. Quindi ci vediamo tra un po'. Ecco, una cosa interessante, si sta schiarendo. La soluzione sul fondo sta depositando una sostanza scura, come vedete, la sto facendo andare da un lato, scura e acquosa, che è pesante. Praticamente sta già iniziando la reazione, c'è già una divisione di glicerolo che se ne sta andando a fondo e si porta dietro anche delle impurità. Allora, siamo a 52 gradi, ma potremmo arrivare tranquillamente anche a 55, addirittura a 60, ma è meglio non superarli, perché poi si ha una forte evaporazione del metanolo, ricondensa dentro, però meglio non superarli. Comunque, qualcuno di voi avrà visto il video dove purificavamo l'olio da friggitrice, cioè lo stesso olio che abbiamo qua. In quel video non facevamo altro che togliere a quell'olio. Praticamente gli abbiamo tolto l'acidità, abbiamo tolto gli acidi grassi liberi e l'acqua. Qua invece, addirittura, qua avviene proprio una reazione, cambia la molecola della sostanza, c'è una sostituzione, come ho detto all'inizio. Praticamente sostituiamo, guardate come deposita, bisogna continuare a rimescolare. Naturalmente poi, quando faremo la divisione con l'imbuto separatore, aggiungeremo addirittura dell'acqua demineralizzata. Quest'acqua qua andrà a fare una cosa utile, aiuterà a fluidificare il glicerolo che si è separato e pulirà proprio il risultante. Infatti rimescoleremo molto. Perché quest'acqua vada a lavare proprio il prodotto che vogliamo ottenere. Poi, lasciando depositare, se ne andrà il glicerolo insieme a quest'acqua. Scaldiamo un pochino l'imbuto separatore, si può anche non fare per non far addensare il tutto, lasciamo diventare tiepido. Direi di sì. Adesso shakeriamo bene. Poi apriamo, tanto metto già l'imbuto qua.
Fin troppo perché dobbiamo aggiungere un po' d'acqua. Ora dobbiamo aspettare che si separi, poi toglieremo quella parte che è acquosa che avremo in fondo e poi aggiungeremo un po' d'acqua per il lavaggio e shakereremo. Guardate, è stato qua, adesso non è passato molto, qualche minuto, 5 minuti. Come vedete, in fondo c'è una parte più scura, si sta separando. Si sta separando e sopra è molto più chiaro, come addirittura qua ha continuato a separarsi ancora qua, quello che non abbiamo messo lì. Guardate adesso, forse se metto dietro qualcosa di chiaro, non so se si vede la differenza. E aspettiamo ancora. Si è separato. Guardate un po' la differenza di colore. Guardate l'olio e guardate il risultato sopra. Sembra veramente gasolio dal colore. E qua sotto abbiamo tutta la parte acquosa con impurità varie che praticamente è sedimentata giù. E adesso facciamo scappare la parte acquosa. Togliamo il tappo, se no si fa il vuoto, non scende. Vediamo cosa esce. Ecco, è una parte anche densa, mezza acquosa, densa, densa, è glicerolo questo. È denso perché è glicerolo. Facciamo un attimo tranquillo adesso. Ecco, adagio adagio per non sprecare il nostro biodiesel. Ecco, ci siamo. Adesso guardate che cosa che ne è risultata, è quasi rosso. E guardate che bel colore che ha adesso. A questo punto aggiungeremo un po' di acqua demineralizzata. Allora, per non sprecare troppa energia termica nel tenerlo a 50-60 gradi, si può scendere con la temperatura, tipo 35-40, e lasciandolo reagire molto più a lungo. E consumerete meno energia. Adesso aggiungiamo un po' di acqua demineralizzata. Faremo un bel lavaggio. Quest'acqua porterà via, solubilizzando i residui di glicerolo che, come avete visto, è densissimo, e pulirà per bene. Sta già decantando l'acqua, ora ci vorrà tutto il suo tempo per praticamente separarsi di nuovo. Addirittura in fondo vediamo una parte dell'acqua che si sta separando, che è rossa di nuovo, marrone scura, quindi è roba che l'acqua ha asportato ancora dal biodiesel, e aspetteremo che si abbia la divisione dei due liquidi. Sta separando sul fondo, già vedo già del limpido. Quindi rimettiamo qua e aspettiamo. L'abbiamo lasciato decantare un bel po', credevo ci volesse meno, ma si è separata tutta la parte acquosa, diciamo glicerinosa, dal biodiesel, che è quello super sopra. Vedete il colore, che è un bel giallino chiaro, non più quello scuro di prima. Sotto vediamo un po' di emulsione di biodiesel con l'acqua, è rimasto un po' mischiato, ma anche tanta, diciamo, altre cose che ci sono, si è pulito quello sopra. Però vedete, non so se riuscite a vedere, forse di qua in trasparenza contro luce, che è leggermente torbido per un residuo di acqua, scusate, di glicerolo che è rimasto un po' in sospensione nel biodiesel.
glicerolo, acqua, roba simile, perché butta fuori varie cose. Adesso togliamo prima la parte sotto, quella cosa del lavaggio che abbiamo fatto. Ecco. Lasciamo scendere lentamente. C'è una parte di... Vedete che scende quel glicerolo, altra roba, sta scendendo lungo le pareti. Bisognerebbe lasciarlo lì che cali giù. Anzi, muoviamo un po', vediamo se si stacca. È rimasto piuttosto aderente alle pareti. Sta calando giù. Lasciamo un pochino decantare, depositare quella parte lì. Si è staccata un po' di roba dalle pareti, una qualche emulsione strana, e adesso riapriamo. Ecco, abbiamo fatto uscire ancora un pochino, che c'era quel deposito. Basta così, sta già andando giù del biodiesel che resta in superficie. Allora, adesso, comunque poi tanto lo dobbiamo filtrare, quindi quello lì se ne va. Adesso noi prendiamo il nostro prodotto e lo mettiamo in questo becker. Lasciamo gocciolare, così lo recuperiamo tutto. Allora, qua abbiamo il residuo, quello che abbiamo estratto prima, che avete visto. Qua abbiamo il nostro biodiesel, c'è un po' di sedimento, non ce ne frega niente perché poi lo filtriamo, e torbidino, come vedete, è opalescente, un po' come il gasolio, che è leggermente opalescente perché contiene sempre un pochino d'acqua. Infatti, certi combustibili in impianti di potenza vengono centrifugati. Allora, aggiungiamo il solfato di sodio, si può usare di magnesio o di sodio. Basta poca roba che farà il suo lavoro. Appena appena un pochino. E quindi agitiamo. Questo assorbirà le parti acquose, dice l'acqua, quelle cose lì. L'acqua soprattutto, che assorbirà l'acqua che abbiamo usato per il lavaggio, acqua che si è formata nella reazione, e aspettiamo un attimo, sta cominciando. Sta cominciando a diventare più limpido, anzi, si è mangiato già l'emulsione, ha mangiato l'acqua dell'emulsione. È rimasto, vedete al centro c'è solo il solfato di sodio lì, una patina. L'acqua dell'emulsione se l'è mangiata tutta, quindi visto che c'era dell'emulsione, aggiungiamone ancora un po' per pulire il biodiesel rimanente. Il solfato di sodio cosa fa? Assorbe acqua, gonfia e poi dopo si può filtrare e resta indietro il solfato di sodio, che poi asciugandolo fortemente si torna a essere utilizzabile. Ci vediamo tra un po', io continuo a rimescolare, anzi sarebbe da scaldare che facciamo prima. È già diventato più limpido. Ci sono i cristallini sparsi dentro. Vedete? Cristallini, che è gonfiato il solfato di sodio. E ora è anche tiepido, possiamo, sì, è tiepido, possiamo filtrarlo meglio che tiepido, così scarica meglio. Guardate com'è diventata la macchia di solfato di sodio, si è ingrossata lì al centro, quel deposito, perché è gonfiato. E ora filtriamo. E ci vediamo tra un po' quando avrà finito di colare.
Guardate quanto è diventato tanto, anche un po' gelatinoso il solfato di sodio. Poi tanto continua a colare. Ci vediamo tra poco. Intanto che lì sta filtrandosi, facciamo questa prova. Prendiamo il residuo, quello brutto che abbiamo tolto all'inizio. Lo buttiamo qua dentro, addirittura è pesante e va a fondo, ma noi rimescoliamo e si scioglie nell'acqua. Quindi adesso questo poi lo pulisco, prendo con questo, vediamo come pulirlo, un po' di biodiesel di qua. Come vedete resta a galla, non è solubile nell'acqua. Quindi quello di prima era glicerolo, il fondo, quello che abbiamo tolto dopo la reazione. Allora, questo lo mettiamo un po' da una parte. Ok, ho le mani tutte unte. Eccolo qua, il nostro bel biodiesel. Ora faremo un'altra prova. Ora facciamo la prova. Mettiamo una goccia d'olio qua. Sta lì, come vedete, sta lì, non fuma, se ne sta lì. Mettiamo una goccia di biodiesel qua. Guardate che fumo che fa. Abbiamo due punti di ebollizione diversissimi. L'olio tal quale com'era, che è praticamente a questa temperatura che io tocco, questa temperatura se ne sta lì tranquillo, mentre invece il biodiesel a questa temperatura, che non è altissima, quasi ci tengo le dita, evapora. Perciò quando viene nebulizzato in una camera di scoppio dall'iniettore, immediatamente quella temperatura che ha raggiunto l'aria compressa dal pistone arriva a fare la sua esplosione tranquillamente. In un bruciatore tipo Webasto, tipo quelli che abbiamo, i vari che abbiamo presentato, si ha una combustione perfetta. Abbiamo perché un'immediata evaporazione del prodotto nebulizzato, perché non è solo in goccioline, poi deve evaporare. E quindi la combustione è perfetta. Ha un punto di infiammabilità comunque più basso dell'olio normale, quindi è ottimo per fare andare anche dei motori, diciamo rozzi. Mi sembra che sia la Mercedes che consiglia di usare biodiesel al massimo nei suoi motori, diciamo di macchine di adesso recenti, al massimo al 30%, al 20%, scusate, e mischiato con gasolio normale, ma in un motore di vecchio tipo, un'auto vecchia diesel anni 80, mettiamo, un trattore, un motore agricolo, queste cose qua andrebbe perfettamente senza nessun problema. Pensate che c'era un frantoio qua in Liguria che negli anni 20 andava, funzionava le macchine, tutto l'impianto andava con un motore tipo testa calda, quei semi diesel, dove un iniettore spruzza il combustibile nella camera di scoppio, non ha pressioni elevate come il diesel, ma lo spruzza per farlo scoppiare su una parte rovente, che praticamente c'è una specie di bulbo rovente dentro della camera, sulla testata. E usavano tutti i rifiuti del frantoio per far andare questo motore, ogni tanto si bloccava, perché figuratevi, conteneva acqua di tutto, allora non c'erano centrifughe per separare bene l'olio dall'acqua. E quindi andava a singhiozzi, ma tanto risparmiavano. Invece, adesso vi dico che questo è un bel esperimento. Se qualcuno vuole prendersi la briga di farlo in grosso, è anche divertente una volta fare questo processo qua, perché avere magari 5-10 litri di biodiesel fatto in casa da un olio da friggitrice di recupero è anche una soddisfazione. Per fare veramente andare un mezzo, un motore, un qualcosa, un generatore, il motore di un generatore ad esempio a biodiesel, bisognerebbe mettere su un pochino di impianto dove appunto ci sono sistemi di decantazione, ma soprattutto, avete visto qua ci ha messo tantissimo a depositare, soprattutto ci va una centrifuga.
per separare l'acqua dal biodiesel. Una bella centrifuga che è praticamente buttate quella cosa lattiginosa che avete visto ieri, e da una parte esce l'acqua e dall'altra il biodiesel, diciamo non perfettamente asciutto, ma comunque piuttosto, diciamo, disidratato. Cioè, la maggior parte dell'acqua se n'è andata. Dopo, con un trattamento giusto al solfato, o semplicemente facendolo colare su una lamiera calda, non calda come questo, se ne evapora, una lamiera lunga e calda come un canale in strato sottile, si può eliminare l'acqua. E a questo punto, se vi è piaciuto il video, avete voglia di offrirci un caffè, possiamo, intanto vi ringraziamo, date un'occhiata alle playlist, perché pochi di voi sanno che nei canali YouTube ci sono le playlist, che le trovate ad esempio nel telefono in alto a destra, o se nel computer adesso non mi ricordo. E guardando le playlist vedrete tutti i nostri video divisi per categoria, dove ci sono quelli di chimica come questo, dove ci sono video invece di elettronica, di meccanica, di trattamenti delle superfici tipo nichelatura, nichelatura, zincatura, ramatura, tutte queste cose qua. E altri tipo video divertenti, c'è una playlist dello Smontiamolo Subito, dove ci sono tutti i video Smontiamolo Subito. Playlist di fusioni, saldature, queste cose qua, e torniture e altre cose. Quindi a questo punto vi salutiamo, vi ringraziamo di averci seguiti e abbiamo il nostro biodiesel, poca roba ma simpatico aver fatto un po' di biodiesel. Bella Bella ragazzi! ragazzi!